Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi voglio proporvi un groove in stile funky, che piace più a me, e su un accordo un po', diciamo, atipico per il funky, nel senso che la maggior parte delle volte o siamo su accordi minori o per lo più di dominante, quindi di settima. Oggi voglio proporvi un lick, una frase, un groove che ho inventato così sul momento su un accordo in major 7. E in questo caso sì, major 7. Vi invito come sempre a partire dalle note dell'accordo, studiarle su tutto il manico, scusate, in cui mi parte tutto. Quindi si, re diesis, fa diesis, la diesis. E successivamente, dopo aver preso familiarità con l'accordo, ovviamente lungo tutta la tastiera, come sempre, potete abbinarci una scala. Io oggi per costruire questo groove ho utilizzato la scala maggiore con una nota un po' particolare, che è la quarta aumentata, quindi una scala fondamentalmente lidia di si, do diesis, re diesis. Mi diesis, chiamiamolo fa naturale per comodità, quindi la quarta aumentata, fa diesis, sol diesis e la diesis. Studiata su tutta la tastiera, andiamo a vedere il groove di oggi, che inizia proprio dalla tonica. Tonica, ghost, quindi ottavo e due sedicesimi. Ottavo, tonica di un ottavo, ghost, sedicesimo, levare e ottava. La prima frase, quindi, pausa di un sedicesimo, urava, che è la quinta, fa diesis, sesta maggiore, nona. Urava, fatto questa appoggiatura, sarebbe la settima maggiore, quindi la diesis, sì, la diesis, due ghost. Fa settima maggiore quinta, quindi la diesis fa diesis. In tutta battuta lentamente. La seconda battuta inizia più o meno nello stesso modo, ovvero dalla tonica quinta. Sul battere del secondo movimento, quindi il secondo quarto è il secondo movimento, quindi nona, do diesis, re, quindi terza minore di passaggio, terza maggiore, re diesis, ottava tonica, sì, naturale. Terzo movimento, sempre in sedicesimi, si parte dalla nona, quindi do diesis, e questo legato tra l'ottava e la settima maggiore, quindi si, la diesi, e mi appoggio sulla quinta, quindi
poi vado su, torno sulla settima maggiore, quindi da La diesis, siamo nell'ultimo quarto, ancora 4 sedicesimi. Faccio un altro slide tra la settima maggiore e la sesta maggiore, quindi La diesis, Sol diesis, terza maggiore, Re diesis, chiudo la frase sulla settima maggiore all'ottava sotto, quindi di nuovo La diesis e riparto con la battuta successiva identica alla prima. L'ultima battuta che conclude questo groove, questo lick. Parto dall'ottava, quindi il Si, io in questo caso lo prendo al 14° tasto della corda di La. Il primo movimento è composto da queste note, che sono appunto la tonica, la quinta giusta, Fa diesis, nona, e decima minore, quindi terza minore all'ottava sopra, che è Re naturale. Io uso questa diteggiatura, cioè, non è semplice, quindi fatela piano, lentamente, trovate quella più comoda. Secondo movimento arrivo sul 20° tasto, quindi sulla terza maggiore. Di nuovo terza minore, nona maggiore arrivo alla tonica, sì, questo cromatismo discendente. Terzo movimento, Ghost, sarebbe Ghost, Fa diesis, quindi la quinta giusta, pausa di sedicesimo, importantissimo, fatela lentamente, provate a cantarla. Ultimo movimento, pausa di nuovo di sedicesimo, tonica, la quinta all'ottava sotto che è Fa diesis, con un slide che riporta sull'inizio della frase, quindi l'ultima battuta lentamente. Andiamo a vederlo tutto lentamente. A sentire con la base in tappeto di appunto Si maggiore con la settima, quindi nell'accordo del tappeto non c'è l'undicesima diesis, ce la mettiamo noi perché ci piace, è un ottimo modo per mettere anche in pratica un po' le famose scale modali di cui ho parlato in altre occasioni. Se vi è piaciuto questo lick con questa frase, condividete il video, mi fate un grande favore, mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo video.